Sport in sicurezza è un progetto finalizzato a esercitare solo in sicurezza un'attività essenziale, primaria e necessaria nella vita di ciascuna persona, in specie se nell'età dello sviluppo, lo sport, facendolo assurgere a strumento educativo e formativo sia sotto il profilo personale che sociale, da realizzare tuttavia in piena sicurezza. Un progetto promosso dall'Associazione Valore Uomo con la Federico II di Napoli, il CONI, Sport e Salute e la Regione Campania, presentata all'Università di Napoli in via Partenope. Grande testimonial dell'evento l'ex capitano e campione del Napoli, Rud Kroll. Un progetto molto importante per il giovane, per la sicurezza della sua vita giovane, dove se loro hanno un talento, ma solamente guidare in tutte le difficoltà che loro ha, che occasione che loro può fare, resta alla linea dritta, non va a destra, non va a sinistra, sempre alla linea dritta per fare successo che loro vuole arrivare. Motore dell'iniziativa e promotore l'avvocato Giuseppe Mazzucchiello, presidente dell'associazione Valore Uomo. È un progetto che ha a che vedere soprattutto con la tutela della salute degli atleti, dei giovani atleti che si avvicinano allo sport e quindi hanno necessità di sapere che sono effettivamente idonei all'attività agonistica. Ma il progetto non si rivolge solo a questo, ma è attento anche a tutte le dinamiche, a cercare di spiegare ai ragazzi che non tutti diventeranno dei calciatori importanti, professionisti, che con grandi carriere, magari pensare anche a studiare, a condurre una vita normale, pensare anche a un dopo calcio è quello che è importantissimo. I saluti iniziali della professoressa Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, di Bruno Cesario, direttore in rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del presidente della Regione Campania, e di Sergio Roncelli, presidente del CONI Campania. Lo sport si fa in tutti gli elementi, terra, acqua e aria, e per noi sia la sicurezza sia la tutela ambientale sono al primo posto. Noi abbiamo il nostro servizio impianti sportivi che cura proprio la sicurezza in tutte le palestre, in tutti i palazzetti, e noi con la nostra scuola dello sport facciamo anche dei corsi per aggiornare i dirigenti e anche i funzionari e i tecnici dei comuni su questo tema, perché torno a ripetere, è uno dei temi a noi più cari.